Forse non lo sapete, ma il quarto supercomputer al mondo ce l'abbiamo noi, o meglio, voi, in Italia. Si chiama Leonardo e può eseguire quasi 240 petaflop al secondo. E lo trovate a Bologna. Invece il più potente supercomputer del Regno Unito si chiama Acer 2 ed è al 30° posto di questa lista. Ed è circa 10 volte più lento di quello che c'è in Italia. E se volete andare a trovarlo, vi dovete recare a Edimburgo, e là che l'hanno installato. E il motivo per cui volevo sapere se esisteva nel Regno Unito un supercomputer tra i top 500 o top 500 è perché, per quelli di voi che non lo sanno o per quelli di voi che lo sono scordati, io vivo nel Regno Unito. Quindi sì, il mercato in Italia del high performance computing spacca i c***i. Ma come funziona un supercomputer? E come fa a raggiungere queste prestazioni da paura? Ve lo spiego in questo video. Come sicuramente ben sapete, non esiste una tecnologia al giorno d'oggi in cui abbiamo una sola unità di calcolo con quelle prestazioni. Quindi, quello che si fa è quello di mettere tanti computer connessi in rete. Non ci sono riuscito. Tuttavia, non sono computer qualsiasi e non sono connessi a una rete qualsiasi, e oggi vediamo meglio come funziona il tutto. Iniziamo dal basso verso l'alto. In basso alla piramide abbiamo i nodi. Un nodo è una singola unità di calcolo di un supercomputer e non è altro che un server senza case. Al case ci arriviamo dopo. Essendo un server, ha una scheda madre, una memoria, uno o più processori, degli hard disk, insomma, un computer più o meno normalissimo. Quello che lo rende un computer veloce e quindi ad alta prestazione è la scelta del processore o dei processori e della RAM. Andiamo a vedere che tipo di processori montano questi bestioni. All'interno del Leonardo, il supercomputer Cinega di Bologna, monta un Intel Xeon Platinum 8358. 32 core e costa più di 4.000 euro. La RAM che monta un singolo nodo è di 512 GB DDR4 a 3200 MHz. Hanno infatti 8 banchi da 64 GB ciascuno. Per quanto riguarda la RAM, non è nulla di esoterico. Hanno semplicemente comprato tanta RAM e molto veloce. Un banco di RAM di questo tipo io l'ho trovato online a 125 sterline. Quindi se ce ne vogliono 8, ce ne vogliono 1000 sterline. Ora, alcuni HPC o HPC possono usare la memoria in modo un po' particolare, con una strategia che si chiama NUMA. E di che si tratta? Tra l'altro, all'inizio del video ho detto e può eseguire quasi 240 petaflop al secondo. E che diamine è un petaflop? Vediamo entrambe le cose dopo la sigla. Benvenuti e benvenuti ai pinguini in questo nuovo video di FK Under the Hood, il primo dopo le vacanze estive. Io sono Valerio e oggi parliamo di High Performance Computing. Ma prima di cominciare, visto che siamo tutti tornati dalle vacanze belli carichi, vi invito come al solito di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina degli avvisi, perché sto preparando una serie di video incredibili e chi di voi ha seguito i miei sondaggi qui su YouTube sa di cosa sto parlando. Inoltre, se volete supportare il mio lavoro, da oggi potete offrirmi un caffè virtuale su Ko-fi. Link in descrizione. E quindi proseguiamo e andiamo a vedere cosa sono questi petaflop e questo NUMA che poco fa ho citato. Peta è il prefisso metrico che ci sta dopo tera. Un peta equivale a 1000 tera, quindi 10 elevato a 15. Ma 1000 tera di cosa? Di flop. Flop significa floating point operation, quindi se dico che il supercomputer Leonardo è capace di quasi 240 petaflop al secondo, riesce a fare un numero di operazioni in virgola mobile al secondo pari al numero che vede qua a schermo, 240 seguito da altri 15 zeri. Si usa questa unità di misura, il flop, perché nei calcoli scientifici si usano tanti float
è un'operazione matematica tra flop, ha bisogno di più cicli di clock. Ritornando a quanto detto prima della sigla, vi accennavo di questi NUMA. NUMA significa Non Uniform Memory Access ed è una strategia usata in alcuni HPC. Non so se il Leonardo del Cinega usa questa strategia, ma Archer 2, che è il supercomputer del Regno Unito, sì. Quindi vale la pena capire cos'è questa strategia nell'uso della memoria. Supponiamo di avere due processori e, che ne so, mettiamo 32 GB di RAM. Possiamo impostare i processori ad accedere a una porzione della RAM, quindi un processore vede 16 GB di RAM e un altro processore vede gli altri 16. Però non è un compartimento isolato, in effetti ogni processore vede tutti i 32 GB di RAM. Tuttavia, accede alla memoria assegnata all'altro processore è semplicemente più lento. Ora la domanda che penso che voi vi state facendo è: ma perché la memoria viene divisa tra processori? E perché accede alla memoria dell'altro processore più lento? La risposta alle due domande è la stessa. In un sistema multiprocessore, la stessa cosa vale anche per un sistema multicore, la RAM può essere usata da un core o da un processore per volta. Questo perché banalmente si vuole evitare che due processori possono accedere alla stessa area di memoria nello stesso momento e fare casini. Così facendo la RAM diventa un vero e proprio collo di bottiglia. Se il processore 1 scrive nella RAM e il processore 2 vuole leggere qualcosa, devi aspettare. E in un contesto di elaborazione dati ad alta prestazione, questo non è accettabile. Quindi quello che si fa è si suddivide la RAM in due parti e se ne assegna uno a un processore e uno a un altro processore. Così fra di loro non si calpestano i piedi. Tuttavia, se il processore 1, per qualsiasi motivo, vuole scrivere o leggere nella parte di memoria assegnata a un altro processore, deve aspettare che si libera. Ecco perché è più lenta. Poco fa vi ho detto che Leonardo ha un processore per nodo, tuttavia questo sistema lo si può implementare anche sui core. Archer 2 usa 8 regioni NUMA e ogni regione è vista da 16 core. Il Cinega non specifica la presenza di regioni NUMA, ma questo non vuol dire che loro non lo facciano. Tuttavia, i nodi del Cinega hanno una cosa che quelli di Archer 2 non hanno, ovvero le GPU. Ogni nodo infatti è equipaggiato con 4 GPU Nvidia Custom Ampere da 64 GB di RAM. Qualora non lo sappiate, le GPU possono essere utilizzate per calcoli scientifici e ne avevo già parlato in uno dei miei primissimi video. Questo qua, andate a ripescare se volete saperne di più. Non sono sicuro esattamente quale modello preciso di GPU il Cinega monta, anche perché qua a schermo c'è scritto che è un modello custom, quindi sarà fatta per loro. Secondo me sono simili alle Nvidia A100. Di questi nodi il Cinega ne ha 3456 e vengono chiamati Booster Module per fare le cose più pazzesche. Poi ha altri 1536 nodi con prestazioni minori per soddisfare le esigenze più disparate che magari richiedono meno potenza di calcolo, che si chiamano Data Centric Module. Poco fa vi ho detto che un nodo è un server senza case. Perché? Perché in questi contesti si utilizzano dei case che si chiamano in gergo blade, che hanno questa forma compatta che vedete qua a schermo. Ogni blade può ospitare uno o più nodi. Per esempio, Archer 2 ha 4 nodi per blade, mentre il Cinega ha un nodo per blade del tipo booster, mentre 3 nodi per blade di quelli data centric. Quindi poi cosa si fa? Si prendono questi blade e vengono messi in dei rack che possono ospitare fino a centinaia di blade. Per chi non sapesse cos'è un rack, è semplicemente un armadietto che contiene server, come vedete qua a schermo. Semplicemente un parolone perché alcuni possono avere anche un raffreddamento al liquido, però sì, è un armadietto dove si mettono i server. Poi ci sono dei nodi che sono usati per lo data storage. Il Cinega ha due tipi di storage, un insieme di nodi che utilizzano NVMe e SSD e hanno tanti nodi fino ad arrivare a qualcosa come 5.4 petabyte. Questo insieme di nodi si chiama fast tier perché sono dati molto veloci, cioè gli hard disk sono veloci. Poi hanno 106 petabyte che usano sempre NVMe e anche gli hard disk classici. Questo è più lento, ma comunque non è male. Infine hanno tutta una serie di nodi un po' più economici che si chiamano login node, ovvero sono i punti di accesso in cui gli utenti si loggano e configurano con la tastiera e un terminale i loro task. Infatti gli utenti non possono accedere direttamente a quei nodi pazzeschi,
possono solamente accedere ai nodi di login e accodare i loro task in una lista che poi allocherà le risorse da loro richieste. Prima di parlare dei dettagli software, parliamo di come questi nodi sono connessi fra di loro. Perché, come vi dicevo poco fa, non usano una connessione qualunque. Infatti il Cinega usa un sistema chiamato HDR200G Infiniband. Non me lo ricordo come si dice, Infatti il Cinega usa un sistema chiamato HDR200G Infiniband, che sono degli switch che hanno 40 porte da 200 gigabit al secondo ciascuno e quindi complessivamente una larghezza di banda di 16 terabit al secondo. Inoltre il Cinega usa una topologia di rete chiamata Dragonfly, che è quella che vede qua a schermo, dove un gruppo di nodi sono interconnessi con tutti gli altri. Non è un nodo singolo connesso con tutti gli altri, un gruppo connesso con tutti gli altri, poi all'interno del gruppo è gestito in un'altra maniera. Invece Acer 2 usa degli switch chiamato HPE Cray Slingshot, che ha alcune porte di 100 gigabit al secondo e altre di 200 gigabit al secondo, con una velocità totale di 12.8 terabit al secondo. Non è che sia male, anche se è più lento di quello del Cinega. Da quello che ho capito, esistono due versioni di questo Slingshot, uno con raffreddamento liquido e uno con raffreddamento d'aria. Ovviamente non sono certo di quello che usino all'interno di Archer. Benissimo, questo è quello che riguardava la parte hardware. E la parte software? Che tipo di sistema operativo useranno mai questi supercomputer? Chiaramente ogni nodo ha un suo sistema operativo, ma quale? Se avete visto il mio video in cui parlo della storia di Linux, cioè questo qua, dovreste già sapere la risposta. Si usa Linux, ma quale distribuzione? Non sono certo di quali usino al Cinega di preciso, tuttavia loro hanno comprato nodi Blade Rack da un'azienda che si chiama Atos, che usa Red Hat Enterprise. C'è scritto proprio sulla loro brochure. Archer 2 usa HPE Cray Linux Environment, che è una versione customizzata di SUSE Linux Enterprise Server, che viene fatta dalla HP, che penso non abbia bisogno di introduzioni. Benissimo, a questo punto abbiamo comprato nodi, blade, GPU, rack, interconnesso tutto, abbiamo messo pure Linux, perfetto. Ora come si usa? Come vi avevo detto poco fa, ci loghiamo in uno di questi nodi di login e dobbiamo mandare il nostro task. La maggior parte dei supercomputer al mondo usano Slurm, che è un workload manager libero e open source. Io personalmente l'ho utilizzato in passato e adesso vado un pochettino a memoria. Se non ricordo male, per inviare un task bisognava creare un bash script, che però in parte viene interpretato da Slurm stesso. All'inizio del file si mettevano dei commenti, ovviamente questi sono commenti per bash ma non per Slurm, dove si specificavano alcuni parametri tipo quanti nodi ci servivano, quanta GPU, quanta RAM, e ovviamente non potevi mettere tutte quelle che volevi perché c'era un limite per ogni utente, e potevi, se volevi, specificare anche il tempo. Se non specificavi il tempo, se non ricordo male, ogni job poteva stare fino a 2 giorni di esecuzione in quella configurazione, dopodiché veniva killato dal sistema. E quando il tuo job partiva, quello stesso bash script veniva eseguito in contemporanea su più nodi. Molto spesso il bash script era molto semplice, a parte i parametri di Slurm messi all'inizio come se fossero dei commenti. Quello che facevi semplicemente mettevi la riga che eseguiva il tuo programma, che poteva essere magari un codice scritto in C, in C++, in Python, quello che comunque volevi tu e che comunque il supercomputer supportava, perché banalmente se in quella distribuzione Linux non c'è installato Python, non puoi eseguire Python. Per usare tutta la superpotenza del computer, il codice da defatto deve avere alcune accortezze. Supponiamo che il tuo programma esegue un qualche tipo di simulazione e questa simulazione ha tanti parametri e tu li devi provare un po', e sai che ogni simulazione dura 24 ore. Allora lanci nel supercomputer 100 task simili con parametri diversi. Visto che ci sono 100 task indipendenti, magari te ne esci senza troppe accortezze nel codice. Sai che il tuo task durerà 24 ore, ma avrai 100 risultati, quindi wow! Ma se il tuo programma che fa simulazione deve utilizzare tipo 1 terabyte di RAM, 100 processore e anche qualche GPU, allora devi fare un programma che ogni task si occupa di una porzione della simulazione, e che i vari risultati vengono, man mano che vengono generati, condivisi fra i processi. In questi casi si utilizza molto spesso il message passing, che è
un metodo piuttosto standard che si usa nei supercomputer per la programmazione concorrente. Benissimo pinguini, mi sa che per oggi è tutto e io vi ringrazio per essere stati qui con me fino a questo punto. Se questo video vi è piaciuto lasciate un like e se volete offrirmi un caffè virtuale vi lascio il link in descrizione. Io vi rimando agli altri video che porto su questo canale e quindi ci vediamo alla prossima. Ciao Kido!